Serata dedicata a Gianfranco Fanton, protagonista per ben 50 anni del ciclismo amatoriale Udace XAI. Hai condotto con maestria e capacità gruppi fino a 4.000-5.000 iscritti. Diciamo, hai fatto il record, sei stato uno dei presidenti a livello nazionale per quanto riguarda il ciclismo amatoriale più seguiti e amati. 8 lustri, quindi 42-43 anni di presidenza. Un bilancio di questo tuo 80° anno di vita, ma che ti ha consentito di essere protagonista dello sport bergamasco. È veramente quello che hai detto, è una cosa giusta, perché quando ho preso in mano non sapevo neanche cos'era il ciclismo veramente. Poi pian piano mi sono dato da fare e ho trovato molte persone che mi hanno dato una mano, perché e così abbiamo iniziato a creare un qualcosa di veramente importante. E, fatto questo, adesso ormai adesso si può dire che sono un po' in... Hai appeso la bicicletta al chiodo anche tu. La bicicletta al chiodo è già da un bel po' che l'ho tirata via, perché ho avuto anche da un piccolo qualche problema, che è una cosa normale. Però sono contento perché quello che ho fatto, sono veramente entusiasta, perché ho trovato tante persone come lei che mi hanno aiutato di entrare nel faccia giusta, perché fare il ciclismo amatoriale non è così semplice. Abbiamo fatto, come ho detto prima, 200 gare di mica 200, ma 2000 gare abbiamo fatto. Parliamo di numeri, siete partiti con quanti iscritti, se li ricorda? Sì, siamo partiti, cioè io l'ho preso in mano io, perché quando siamo partiti eravamo in 3 o 4 persone e basta. Dopo ho cominciato allora a chiamare questo, a chiamare l'altro, in maniera di aumentare sempre di più. E quella lì è stata una cosa giusta che ho fatto. E adesso è un po' il tempo che... Che numero avete raggiunto di iscritti come società? Come società, se diamo di tutti quanti, sono convinto che siamo sui 7-8 mila che abbiamo avuto praticamente giornaliera. Poi, avete fatto gare sia su strada, su pista e anche ciclocross? Ciclocross, specialmente anche le gare di quelli che vanno a fare le gare che abbiamo fatto lì ad Almine, specialmente sulla Almine, dove sono state quelle cose eccezionali, perché avevamo gente magari che partivano da via per venire a fare queste gare ciclistiche amatoriali in pista. Le ho create io anche queste. Ho creato anche a Roma, ho avuto la soddisfazione di andare a Roma e mettere in ballo delle manifestazioni. Una vita ricca e densa di soddisfazioni. È mancato qualcosa nei suoi obiettivi, oppure può dirsi soddisfatto di quanto fatto? Sì, no, sono soddisfatto, però mi è mancato l'ultimo momento, gli ultimi 4-5 mesi che ho fatto, ho dovuto andare a tirarmi da parte, perché veramente non ce la facevo più, perché ho avuto un po' di problemi. Comunque un grazie deve darlo anche a sua moglie Maria, che l'ha sempre seguita costantemente nelle gare, nella preparazione delle gare, nei raduni, diciamo una persona che, pur rimanendo nell'ombra, è stato il suo supporto e sicuramente la sua arma vincente, possiamo dirlo? Sì, sì, si può dire veramente senza nessuno, perché la Maria è stata veramente quella che mi ha aiutato di portare avanti e di creare quello che ho creato anche assieme con lei, perché lei non mancavo io, lei non c'è, è sempre stata attaccata assieme a me per anni e anni e anni. Allora, lunga vita Gianfranco Fanton, 80 anni oggi, 42-43 anni di presidente, numeri incredibili, sicuramente il ciclismo bergamasco non potrà altro che ricordarsi di una figura così semplice, umana, efficiente, ma sicuramente che ha amato lo sport più di altri. A portare gli auguri a Gianfranco Fanton, il pluricampione d'Italia Algeri, Vittorio Algeri, un personaggio che da sempre è nel mondo del ciclismo, sia come protagonista con la bicicletta, sia come allenatore.
Innanzitutto, che cosa si può dire su Gianfranco Fanton, visto che è una vita che lo conosci e visto che quest'anno compie 80 anni e ben 45 anni di conduzione XAI Udace? Bah, cosa si può dire di Gianfranco? È una persona così, è unico, è quello che ha fatto lui per i ciclisti a Bergamo è incredibile, so la vita che ha fatto, so le nottate, i preparativi, le preoccupazioni, tutto quello che ha fatto solo lui lo poteva fare. Passiamo alla tua professionalità, quanti anni hai vinto il campionato italiano, per ricordarlo a chi non è più giovane? Ma ho vinto da dilettante il campionato italiano a San Pellegrino nel 76, poi nel 77 sono passato, ho vinto il campionato italiano in pista, l'individuale a punti nell'81 e nell'84 ho vinto il campionato italiano su strada a Legnano. Professionisti. Professionisti, sì. Da anni stai allenando squadre che ti danno anche risultati. Vuoi ricordare i nomi? Sono squadre australiane, diciamo. Per noi è un mondo diverso, in quanto mai ci saremmo aspettati che i canguri, consentimi il termine, arrivassero a vincere anche delle importanti e prestigiose prestazioni. Beh, i confini del ciclismo si sono molto allargati. Anni fa correvamo i soliti 3-4-5 paesi, come l'Italia, la Francia, il Belgio, la Spagna. Adesso invece sono arrivati gli australiani, appunto, i russi, arrivano anche dall'Africa, arrivano dal Kazakistan, arrivano da tutte le parti e magari ci lamentiamo in Italia perché vinciamo meno, non abbiamo più i campioni di una volta, ma dobbiamo fare i conti proprio con questa mondializzazione del ciclismo. La preparazione dove la state svolgendo? Ma adesso sono fermi, abbiamo chiuso con il Giro di Lombardia, abbiamo già fatto un primo ritiro a Torino con tutte le visite mediche, con tutti i nuovi arrivati, e il primo ritiro sarà a Girona in Spagna, il primo ritiro di 12 giorni a dicembre, un altro a gennaio, poi inizieremo con Mallorca. In bocca al lupo. Grazie. Uno dei primi operatori, registi, montatori che ha seguito il ciclismo Udace è stato l'amico nonché collega Giuliano Barcella. Che ricordo hai ben 46 anni fa quando è salito al potere l'amico Fanton? Il ciclismo Udace era poca cosa. No, prima di tutto Fanton ha fatto invecchiare di 40 anni. Ma di Fanton ci sono tante cose da dire, ma il ricordo più bello di Fanton è stato quando è iniziato con noi nel gruppo di Torre da Roveri, dove abbiamo organizzato per la prima volta il ciclocross alla memoria dei nostri amici. E da qui poi è nato un discorso di amicizia che si porta avanti da tanti anni. E con Pietro e Vittorio Algeri abbiamo portato avanti per tanti anni il ciclocross. Ecco, ricordiamo che Torre, il tuo paese, è patria di due professionisti che hanno vinto campionati italiani. Sì, esatto. Infatti poi abbiamo trovato Fanton, Pietro, Vittorio e Algeri e con tanti amici, si è creato un gruppo dove la maggior parte di questo gruppo è rimasto legato a Fanton. Fanton poi è diventato un amico, a volte si faceva anche tribulare, però diciamo che lui, tribulare nel senso buono, ha sempre portato avanti il discorso dell'amicizia più che altro. E questo mi ha sempre fatto piacere perché io il rapporto di amicizia con la gente mi è sempre piaciuto. Grazie Giuliano. Uno dei protagonisti che ha seguito in questi 40-42 anni è Everardo Cividini, presidente anche dell'Avis Aido di Grassobbio e protagonista anche come organizzatore di manifestazioni. Sinteticamente un giudizio su Fanton e anche sul tuo discorso che ha del molto del sociale. Allora, di sicuro per me questa sera è un onore festeggiare e riconoscere il grande valore di Gianfranco Fanton, della sua moglie Maria, perché senza di lui il messaggio dell'Aido non saremmo andati a fare quello che abbiamo fatto. Io ricordo, c'era prima Giuliano Barcella, che prima lui e lei l'ho visto là a Torre de Roveri, e Vittorio Algeri ci ha dato una mano anche per lui e lei di Grassobbio, abbiamo fatto un campionato italiano. Abbiamo fatto cronometro individuale campionato italiano, i lombardi, i bergamaschi.
c'è tutta una storia dietro che se ricordiamo quello che abbiamo fatto è una cosa eccezionale, ma non è merito diciamo dell'Aido, ma da questa sinergia che Gianfranco Fanton, e io qua aggiungo anche di Giuliano Barcella, perché io ricordo Giuliano Barcella in quanto eravamo agli inizi, che avevamo filmati VHS, li facevamo vedere, cose eccezionali. Però devo dire, chiudendo, che c'è un seme che lui ha lanciato e che io, andando a casa un giorno da lui, qualche anno fa, parlando con sua figlia Elena, si è iscritta all'Aido, era giovane, doveva diplomarsi, e questo gli fa onore ed è dentro nel gruppo Giovani Aido di Bergamo, per dire che il messaggio va avanti, il ciclismo deve andare avanti. Io dico sempre, è il più bello sport che ci sia. Ho quest'anno partecipato a Giro d'Italia Giovani Under 23, noi arrivavamo con dei trapiantati un'ora prima di quello che era il giro, in diretta Rai, e credetemi che è una gioia. I problemi ci sono, lo sappiamo, problemi del Covid, è andato tutto bene, però quando fai delle cose toste ma poi vedi che apprezzano, dico veramente viva il ciclismo, vivo Gianfranco Fanton e tutti quelli che hanno ruotato attorno a lui, che ci sentiamo in dovere questa sera di tagliare la fetta di torta.